Salve a tutti da Di Genova in Pasta. Allora, oggi voglio salutare una nostra iscritta, perché è nostra, Patrizia Salvato. Ciao Patrizia. Allora, la ricetta di oggi invece me l'ha chiesta Piercarla Rossi, quindi oggi faremo contenta te Piercarla. Con cosa? Con la treccia di sfoglia con zucchine, scamorza e speck. Allora, vi dico gli ingredienti. Guardate, prima di tutto è la sfoglia, un rotolo di sfoglia, di pasta sfoglia, queste sono due zucchine medie, 100 g di scamorza formicata e 100 g di speck, poi pepe e sale. Ecco, prima di tutto cominciamo con il tagliare un po' la sfoglia, vi faccio vedere, perché per formare una treccia dovremmo singare la sfoglia. Vedete? Questo togliamo, facciamo uguale dallo stesso dall'altro lato. Ok, ora andiamo a formare delle strisce. Come facciamo da questo lato, dobbiamo fare dall'altro. Allora, al centro della sfoglia ci mettiamo le zucchine. Mettiamo lo speck. Ora mettiamo la scamorza affumicata. Io questa ce la lascio anche così. Allora, adesso cominciamo con, aspettate un attimo, aspettate, pepe e un goccino di sale, ma tanto è giusto per metterne un po', perché tanto lo speck e la scamorza hanno già il loro sale. Allora, adesso ripieghiamo questa parte e cominciamo a chiudere così, formando una bella treccia. Ecco qua, finita la nostra treccia. Adesso io ho preriscaldato il forno a 200 gradi, quindi andiamo a cuocere per 20-25 minuti, 200 gradi, ventilato, però mi raccomando, i forni a sé ci ormai. vediamo dopo. Guardate che spettacolo di treccia sfoglia. Allora, ho dimenticato di dirvi una cosa, voi lo sapete che ci tengo. Quando mettiamo le zucchine, mettiamo il sale e il pepe. Io l'ho messo dopo perché mi sono dimenticata, eppure ce l'avevo davanti. Però mettiamo le zucchine, sale, pepe e poi la scamorza e lo speck. O viceversa, come vogliamo noi. Ok, io vado ad assaggiare perché vi devo dire com'è, no? Allora, guardate. Ancora è calda? Madonna mia, sta uscendo fumo, guardate, specialmente proprio il ventilatore. Lorena, fai vedere anche di qua. Guardate, la scamorza sta affilando. Madonna mia, madonna mia. Buonissimo. Che bontà! Che bontà, guardate! Zucchina, speck, scamorza! Tre sapori buoni, 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 buoni! Io aspetto che si intiepidisca perché me la voglio gustare appieno. Allora, mi raccomando, io vi aspetto sempre. La ricetta la trovate, non so se c'ho le briciole, Lorena. No, non è niente. La trovate giù in descrizione. Mettetemi sempre like come state facendo ora. Vi adoro, vi voglio bene. Grazie di tutti i commenti meravigliosi che mi state mandando. Io vi abbraccio e vi auguro una buonissima giornata a tutti.